Buonasera, bentrovati, benvenuti a 442. Nonostante in questo weekend la Serie A il Bologna non ha giocato, noi siamo qui insieme a me, Valentina Cristiani, la vedete. Siamo tornati, sì. È tornata, non so da dove, ma... Da Genova. Da Genova, è tornata. No, dalla malattia, aspetti i vostri SMS. SMS, il numero degli SMS. E lì sovraimpressione, ovviamente io ho l'Alzheimer, tu che ci vedi 370-330-3323, solo dei tre. È tornato anche Mr. Coach Barbacini. Da quando sono finito il corso sono sempre stato qua. Sei andato via. Sì, lo so che la mia presenza... No, al fine, 4 settimane fa. Comunque, puntata incredibile. Andiamo subito a presentare gli ospiti, perché questa sera veramente ne vedrete delle belle. Soprattutto questa puntata rimarrà fra 200 anni, la vedrete ancora, perché sarà una puntata vista, rivista e stravista. C'è già un ospite che faceva dei gesti strani. Qualcuno che fa dei gesti. Comunque Emil Spada, un cantante. Ciao Emil, ben trovato. Grazie. Nome d'arte, Emil? No, proprio così, da un vecchio telefilm in bianco e nero che mi riguardavano. Ah, ok. Ho detto, se nasce una peste, è il suo. Post-atomico. Perfetto. Post-atomico, questo è il tuo CD? Esatto, un disco che ho fatto negli studi di Vasco scorso anno. E che stiamo promuovendo adesso con degli ospiti, fra cui Vincenzo Pastano, nuovo chitarrista di Vasco Rossi. Innesto, dopo andremo a parlare, lo facciamo Mario anche Gozzi. Sentire. È tornato a trovarci anche il mitico, ormai mitico, lo vedete un po' in giro dappertutto, Andrea Lori con l'associazione Gli Amici di Sergio Isabella. E questa buonasera sera, a tutti. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao. Questa sera parleremo di questa ragazza, aiutami a combattere. Aiutiamo Simona a pagare le cure mediche in Spagna. Ecco, vedete in sovraimpressione questa ragazza che ha dei problemi. Dopo andiamo a parlare bene con Andrea. E ecco, vedete appunto la regia prontamente in sovraimpressione, la regia di Massimiliano Migotti e Fabio Ara. E poi vi voglio presentare un personaggio che nessuno di voi ha mai visto. Cioè, è nuovo per la TV, soprattutto per la TV italiana, è nuovo per tutto quello che riguarda il cinema, lo spettacolo, Striscia la Notizia, il coro dell'Antoniano, musica. Nessuno ha mai visto questo signore qua, io ve lo vado a presentare, si chiama Raffaele Pisu. Buonasera a tutti quanti, Raffaele. Gli amici, alle persone vicino. Vicino e lontano. Com'è che sei venuto in televisione? Questa esperienza nuova? No, sono venuto perché mi fa piacere stare con la gente, anche perché sono gli ultimi colpi. E, dal punto di vista. Poi parlate del Bologna, so che è una trasmissione sportiva, e siccome io sono nato col Bologna, praticamente sono nato nel 25, ma il Bologna lo seguivo da quando avevo 10 anni allo stadio. Nel 25 sei nato? Sono nato nel 25, ho 90 anni, quasi 91, fra poco. Mancano pochi giorni ai 91, facendo le corna. Ovviamente. 91. Ovviamente, diciamo che sei cresciuto a tagliatelle, tagliatelle e tortellini. Voglio dire, porta bene. Questo. Adesso abito a Imola perché amo la provincia. Non amo più il traffico, non amo più le grandi città. Non c'è traffico in No, nel centro ti dirò poco. Neanche a Bologna, bene. Sai che neanche no, a Bologna. No, Bologna direi che ce n'è parecchio. Ci ho messo 3 ore, venire qui in scooter. E non c'è Marino, cioè, non c'è Marino. No, volevo dire... Comunque ti do già una notizia. Dimmi tutto. Ieri il Bologna non ha perso. La classifica è ferma. La classifica è ferma. Dopo andremo più nel dettaglio anche per quello che riguarda i colori rosso-blu. E, appunto, colori rosso-blu, un personaggio di Bologna che naviga intorno allo sport bolognese, al calcio e non solo, per varie trasmissioni. Comunque lui è sempre, come si dice, sulla notizia, dentro la notizia, Fabrizio Cremonini. Ciao. Grazie, Fabrizio. Buonasera a tutti. Beh, navigo moltissimo. Ma devo dire, sono emozionato per essere presentato dopo l'amico del Giaguaro. Qui siamo tutti emozionati, non si vede da casa. Storia, ragazzi, io l'ho visto in teatro un anno fa, questo signore è stato straordinario, veramente. Tra altre cose dire. C'era quella sera supposta. Lì, quella sera lì oltre. C'aveva una supposta che mi teneva su praticamente. Quella sera lì oltre a Gianni Morandi c'era anche Franco Colombo e la sua signora che mi hanno detto di salutarti. Grazie, li abbiamo visti
sabato, dopo andremo a raccontare anche con Fabrizio altro due cose. Altro giocatore del Bologna. Altro giocatore del Bologna. E come ben sai, diciamo nel 2015 non solo pittura, non solo arte, spettacolo, musica, cinema, ma c'è anche il mondo del social, il mondo della comunicazione, Facebook, Instagram e tutto quello che riguarda un po' la comunicazione. È con noi Giulia Barca. Buonasera. Che voglio sapere da te il termine esatto, manager. Community manager. Barca di debiti o normale? Normale, girando a destra con la supercazzola. Puoi ripetere community manager? Community manager, questi mi fanno ridere, questi mi prendono in mezzo, invece che aiutarmi, appena trovano un fallo, hai capito? Meglio no, amici, non dire così, però, non dire così, un fallo laterale, appena trovano un errore laterale. Intanto vedo che fa dei gesti. Dopo aver presentato la barca, dice un fallo, ragazzi, c'è qui, andiamo. Ragazzi, vedo Paolo Rossi con qualcosa di rosso-blu in mano, un attore che ci è venuto a trovare. Buonasera, un attore. Ciao Paolo. Comprate il calzanetto, forza Bologna. Allora il calzanetto lo faccio vedere, perché chi è tifoso del Bologna come me dalla nascita, questo piccolo logo ebano se lo ricorda, perché in anni gloriosi, vi ricordate, tac, questa è pubblicità occulta, ma non è vero. Ma non è occulta. Non è occulta, proprio la faccio vedere. Vi ricordate il calzanetto ebano? Ebano era quello che c'era scritto sulle maglie del Bologna negli anni gloriosi, vero Lore, che tutti ricordi? Biavati. Insomma, è stato un periodo un po' certo, particolare. Sì. Anni 80. Marocchino. Nala del Bologna, famoso. Giocava Marocchino in quella squadra. Dozzo Marocchino. Marocchino. Incredibile quelle di Ciaccio. Marocchino, col calzanetto dici che vengono luce? Con quello neutro, sì. Sì, posso provare? Certo, sono veramente belle. Vediamo. Complimenti per l'eleganza. Grazie ragazzi, ma io farei una trasmissione solo peccato per i colori. Puoi dare un colpo a quelli del maestro, per favore? Sì, posso maestro, posso in diretta. C'è qualcuno che mi non l'avevo mai fatto questo lavoro qui, non l'avevo mai fatto, però devo dire che è un restauro di Sciuscià. Questo è perfetto. Va bene, torniamo a parlare di cose. Devo dire, c'è stato detto che se ti va male con la TV hai trovato un lavoro. Ho trovato un lavoro, se mi va male in generale, basta crederci. Scarpellino ho vista Nino Taranto una belle volta. Sono la Peppa. Però sono sai che anche la Peppa non è brutta come esclamazione. Sai che ormai che mi sono fatto questo mi devo fare facciamo fare una risatina al pubblico. Certo. Posso andare un ciste, come dicono i suoi. Ma io intanto mi lucido le scarpe. No, perché è il momento, cioè ci sono gli arabi e i palestinesi che stanno ricominciando a rompere nuovamente. Voilà. Allora, siamo su un aereo e ci sono due arabi con un ebreo in mezzo, seduto. Il primo arabo lo guarda e fa, ma tu sei un ebreo? E questo si spaventa perché fra due arabi dice, sì, togliti le scarpe e vammi a prendere un caffè. Ma io, togliti le scarpe e vammi a prendere un caffè. Allora questo un po' ulito si toglie le scarpe, va a prendere il caffè, glielo dà e si rimette le scarpe. Dopo un po' l'altro arabo lo guarda, ma sei ebreo tu? E dice, sì, l'ho già detto amico suo, togliti le scarpe e vammi a prendere un caffè. Ma togli le scarpe, va a prendere il caffè e glielo dà. Poi l'altro, il primo arabo, si guarda attorno con lui e dice, ma perché litighiamo sempre fra arabi e ebrei? E l'ebreo risponde, finché voi mi pisciate nelle scarpe, io vi piscio nel caffè, andiamo avanti per degli anni. Questo è attuale, guardate che è una cosa vecchia questa. Una cosa vecchia, ma la ridicono anche adesso. Funzionano ancora le cose. Bravo, bene. Questo è Raffaele, poi adesso qui potremmo stare, qui ci vorremmo una trasmissione di 5 ore per far vedere un pochino, perché basta scrivere Raffaele Piso su Google, su YouTube, per vedere tutti i pezzi dei video, anche il famoso Provolino. Il famoso Provolino, certo. Bellissimo, oggi lo sono andato a rivedere. Nato perché l'ha rifiutato Enrico Maria Salerno, si è rifiutato di farlo, io l'ultimo minuto per salvare la trasmissione che era nel finale, c'erano questi 5 minuti, presi il pupazzo davanti allo specchio, provai, funzionò, andò bene. Da quel momento non è facilissimo fare il ventrilo. No, perché bisogna essere dissociati, siccome sono in tutto, anche nella vita. Chi era che faceva la voce di Provolino? Oreste Lionello era il primo. Era Oreste Lionello. Quindi era dissociata la...
Sai, infatti io ci ho provato, insomma, mi cagavo, non ci riuscivo. Allora c'era uno che faceva la voce Oreste Lionello, Oreste Lionello, che anche quello ne ha fatto. Vabbè, cose. Questa è storia, io potrei raccontare questa Salerno storia. Salerno si rifiutò perché non... non lo voleva fare, non gli piaceva perché voleva dire una poesia sua. Vabbè. E infatti disse la poesia. Ho visto quel pezzo anche con Celentano e Mina, cioè una roba... Cioè, beh, anche, no, Celentano TV, lì improvvisò anche lui, mentre stavamo facendo la trasmissione con Provolino, lui mi diede uno schiaffo, ma non c'era nel copione. Allora io glielo ridiedi, no, perché non ho perso il colpo. Lui mi diede lo schiaffo e lui me lo ridiede. Allora io presi il Provolino e pensavo, no, un pugno, no. Faceva finta. Nacque così anche l'improvvisazione, la gag di Celentano. Che poi in realtà tu hai fatto di tutto, teatro, tutto, cinema, tutto. Cioè, anche copioni, il Mercato Nero. Ce n'erano molti. Tu non ti ricordi il Mercato Nero? No, non fatto anche quello. C'erano dei copioni o era tutto... Beh, molte volte improvvisavamo, con Bramieri, quando c'era Giaguaro. Bramieri. Bramieri, Marisa del Frate. Marisa del Frate, l'amico del Giaguaro è stata la storia della TV. Non c'è più nessuno, possiamo parlarne tranquillamente. Nessuno si rifà, non si offende nessuno. Quindi ci puoi raccontare anche degli aneddoti su di loro, che tanto non ce l'hanno smentiti. Anche perché, guarda, io ho un carnet e non posso più telefonare a nessuno, perché sono tutti i per esempio il film italiano Brava Gente con De Santis, lo guardavo sere fa che c'era la copia, non c'è più nessuno, sono morti tutti, Andrea Checchi, De Santis, il regista. A proposito di film, dimmi. Sai che nel 51 mi sembra, Mario Pisu, che è mio fratello, regista, fece un film, mi sembra La Brigata Della Speranza. Della Speranza, e mio papà, che è del 40, quindi aveva 11 o 12 anni, fece quel briciola, mi sembra, fece il bambino, venne selezionato, è stato 4 mesi e 15, me l'ha detto, te l'ha detto anche con te. Il film non è mai uscito, lo sai. Io so che fece questa cosa qua, poi no, un disastro. Per quello. Posso raccontare un aneddoto madero. Mario, purtroppo, si è venduto tutto, la casa, l'automobile, eccetera, per fare questo film, perché non aveva la distribuzione. Il film, quando non c'ha la distribuzione, è finito, rimane nel cassetto. Un po' tutto. E naturalmente lui fece questa, con tutto l'apporto di Gino Cervi, di Paolo Stoppa, tutti gli amici che andavano gratis anche a farlo. Poi il film invece non uscì. Fu venduto in tribunale all'appalto, fu un appalto per il film, un'asta, e un signore offrì 20 milioni e Mario dice, beh, rimetto le cose a posto. Diede l'assegno, gli diede il film, sparì il film, lui, l'assegno era vuoto e Mario non ha preso neanche il film. Mi ricordo che mio padre mi disse che lui è stato, mi sembra, 3-4 mesi giù a Cinecittà. A Cinecittà, no, ma loro vennero pagati. Però, a Tirregna. Sì, da Mario. A Tirregna, bravo. Sono stati pagati da Mario Pisu? Sì, state... ma io so che, si parla degli anni 50, mio padre aveva 11 anni, 12 anni, non so. Vabbè, sei figlio d'arte. Guarda che possiamo fare una trasmissione. Non lo sapevo, l'ho imparato una settimana fa, queste cose. L'ho imparato. Vogliamo parlare di Fellini, lascia aperto, andiamo avanti. Comunque, guarda, se una sera vuoi fare una cosa che non sai cosa fare, ci organizziamo, stiamo qua 2 ore, certo, se certo. Vuoi proprio dire di tutto, di più, ma anche dire delle cose che tanto nessuno ti può dire il contrario. No, certo, no, ma a parte quello, picchiare, nei perché denti. Oggi per il mezzo delle cose a posto bisogna menare, non c'è più niente da fare, no. Sì, così è inutile parlare, bisogna menare. Parliamo di Bologna. Ecco, adesso di menare. No, volevo sentire un attimo per fare un giro veloce, poi volevo farvi sentire il disco per tornare a parlare con Raffaele, perché cioè, come si fa a non parlare con Raffaele? Qua bisogna parlare 3 ore. Intanto, anche perché sto per andarmene, questi quadri varranno molto fra poco. Sì. Perché il pittore deve morire. No, non valgono. No, perché oltretutto non ti sei fatto mancare neanche la parte artistica in pittura. Questo è il primo, da qui è nato tutto. Nato tutto, se volete vederlo. Ecco, forse è un altro, quello bello. Quello piace a me, vabbè. Un po' una pazzia, capito? Però devo dire una cosa a mia difesa. Quando io cominciai a dipingere, lessi tutti la vita dei pittori, dei grandi, dei contemporanei, del passato, eccetera. Arrivato a Van Gogh, c'era una lettera di Van Gogh al fratello Theo e diceva, Theo, non so più cosa dipingere. Faceva i tavoli, il seggio, alla fine, non sapeva più cosa dipingere. Però adesso vado a vedere i quadri degli altri, prendo un'idea che mi piace e, li fai. E la faccio alla mia maniera. Faceva Van Gogh, lo faccio anch'io. Certo. È chiaro. E infatti, vedi, c'è un quadro che voglio far vedere, questo che ricorda, qua. No,
quello dietro. Dietro, che ricorda Van Gogh. Ah, sì. È vero, sì, eh? Sì, sì, eh. Eccolo. Però non Van Gogh, è Van Gogh, Van Gogh magari. Fosse un Van Gogh, magari, è un magari. Però vedi che c'è quest'idea in generale del piede. Ti piacciono molto i colori, bello questo. Bello, perché io ce l'ho giallo Van Gogh. La cromia che funziona, non capisco perché, perché io non ho mai dipinto in vita mia. Io da bambino manco la barchetta. E quindi ti hai presa sta cosa qua? È 20 anni che dipingo. Ma anche l'autografo dietro. Ne ho tanti. Se voi facciamo la trasmissione con solo due quadri, diamo una percentuale a Pippola, come si chiama? Ferretti. Ferretti, una percentuale. Esatto. E via. Intanto saluto anche la direzione che è arrivata, vedi? Ah, c'è buonasera. Il capo dietro le quinte, bene, c'è un bene, po' di gente che è venuta a vedere. Il capo viene sempre a controllare. Ha portato degli assegni che dopo elargisce a tutti. Allora, intanto volevo... Paolo, tu stai preparando questo film... Sì, stiamo si chiama L'infanzia di Hitler. Mi piace no, è meglio, siccome l'idea è del maestro Pisu, io vorrei che ne parlasse lui di questo film, non quello no, che abbiamo girato. Parlare, no, devi parlare, parla. Intanto lui si fa una boccata d'aria. È molto semplice, a parte il film che abbiamo girato io e Roberta a Roma, dove Raffaele doveva essere protagonista, però ha deciso, insomma, ci sono state delle cose che hanno ostato. Sta preparando Raffaele un film che uscirà l'anno prossimo e sarà girato in un castello nei pressi di Roma, e il soggetto è ideato da Raffaele, quindi è un soggetto ironico, interessante e molto bello. Io non posso dire nulla, ciò che può essere detto lo decide il maestro, però io do la mia opinione e credo che sia un bellissimo film. E tu che parte fai? Io non lo so, lo so, ma non so se lo posso dire, quindi... Ah, ok. Però fai ti dico, le persone che ci piacciono molto e che potrebbero essere nostre compagne sono persone molto brave a recitare, perché sono Claudia Cardinale, Stefania Sandrelli, Orso Maria Guerini, Franco Nero. Dei primi, insomma, c'è diciamo, persone che hanno lavorato con lui. Anziani, tutti bambini. Però sono persone che ci piacciono, Ciaccio, non sono persone che sono già della truppa. Stiamo parlando, è un progetto bello, è un progetto, ripeto, che parte da una persona che ha fatto qualcosa e quindi si fidano. A proposito di progetti, saltiamo di palla in frasca. Andrea, Allori, l'associazione, tutti quanti conoscete. Una cosa bellissima. Bellissima, fatto, l'associazione di Sergio Isabella, che Sergio Isabella è un ragazzo della mia età che ci ha lasciato l'anno scorso. Tutti quanti abbiamo fatto, vissuto, insomma l'abbiamo vissuto un po' tutta la città di Bologna, Sergio Isabella. Lui è andato nel cielo, ma non è finita l'associazione, ha continuato ad andare avanti tramite gli amici di Sergio Isabella, tramite Andrea Allori e tutto il gruppo, e stavolta avete deciso di continuare la causa e dare una mano a questa ragazza. Questa ragazza si chiama Simona, ha 28 anni, è di Bologna. Da 4 anni ha questo morbo, si chiama il morbo di Wilson, è una malattia molto rara che non gli permette di espellere il rame che assorbe mangiando. Chiaramente è una malattia degenerativa che in 4 anni gli ha provocato i problemi di spasticità, piuttosto di non saper parlare. Ha fatto un trapianto del fegato, l'abbiamo conosciuta un mesetto fa più o meno a un'altra festa dove abbiamo partecipato a una partita per degli altri ragazzi e volevamo farla conoscere. Loro hanno provato a fare un po' di raccolta tra gli amici, grazie a un po' tutto quello che è nato in questi 4 anni per Sergio. Di curarla. La possibilità di curarla ci potrebbe essere grazie a questo centro in Spagna, dove lei partirà il 15 di ottobre per stare là 6 mesi, dove gli hanno promesso che proveranno a fare di tutto per farle recuperare un po' di mobilità, per farle recuperare la parola, per farla tornare a deglutire. Piccoli successi che però per lei sono grandissime cose. Allora, e quindi stiamo cercando in questo periodo qua di muovere un pochettino tutte le varie cose che abbiamo mosso nel tempo di Sergio per vedere di raccogliere qualche soldino, sempre con il motto che usavamo per Sergio, che è il poco di tanti. Quindi... Poco di tanti aiuta, può aiutare tantissimo. Esatto. Anche solo, anche solo per dire un euro a testa, se tutti, tutta la città dà un euro a testa, questa ragazza ha bisogno di cure che hanno una durata minimo di 6 mesi. Diciamo. Sì, adesso lei partirà per 6 mesi in Spagna, perché dovrà fare una sorta di day hospital, dove ci in questo centro. Euro. E più o meno sì, hanno quantificato intorno che deve andare là. Quanti con la famiglia. 30.000. Deve andare là con la famiglia. Abbiamo già?
Ma loro hanno già fatto un po' di raccolte, noi qualcosina abbiamo già iniziato a raccogliere, l'obiettivo è parecchio sfidante, per cui adesso ci stiamo muovendo un po' con il Bologna. Grazie. Noi facciamo vedere adesso dalla regia, facciamo vedere c'è il numero dell'IBAN, con le, c'è scritto tutto, c'è scritto lo tutto, trovate, comunque questo lo trovate anche nella pagina Facebook per Simona. Per Simona, poi lo trovate sulle nostre pagine Facebook, c'è anche la pagina Sergio Sergio, la pagina Enrico Ciaccio. Certo. Trovate un pochino tutti invece i dati. Di prendere un gratta e vinci, che tanto non vincete niente, esatto. Date. Bravo, questo. Esattamente. Ecco. Questa potrebbe essere un'idea. Credo che a una ragazza di 28 anni non darle la speranza di poter migliorare il proprio status sia veramente un delitto. Io mi chiedo perché queste cose prendono sempre le persone semplici e buone. Ma i politici, queste cose non vengono mai. Io non sono vaccinato, sono hanno una scorsa troppo dura. Una scorsa dura. Certo che Simona ci sta guardando, perché l'ho detto con sua madre. Simona, che la salutiamo, Simona e tutta la famiglia di Simona, ti mandiamo un bacio. Raffaele, diciamo che è un personaggio incredibile. Anche lui prima ha letto questa cosa e ci ha dato, insomma. Vedrai che secondo me. C'era Marcello Marchesi che mi diede un libro scritto sopra, Raffaele. Aiutati, che Dio ha da fare. Che Dio ha da fare. Simone, hai capito? Tiri botta. Quindi gli amici di Sergio, Andrea, Lore e tutti i ragazzi, appunto, aiutati, subentrano, che visto che fare. C'è chi è impegnato in questo momento, insomma, si cerca di fare il possibile per dare una mano. E Andrea Lori, anche chi conosce 442, chi ci segue da anni, ormai lo sapete che facciamo sempre quello che si può, perché abbiamo detto, non è che bisogna fare dei gesti eclatanti, delle cifre incredibili. Basta 1-2 euro a testa e già sarebbe tanto, si raccoglierebbe veramente molto. Valentina, dicevamo che adesso per i messaggi stasera è un po' duro leggerli, perché devo finire di parlare un po', voglio fare un attimo il giro dello studio. Posso dire una cosa? Prego. Cioè, le persone che daranno questi soldi sono qui le persone responsabili, non è che voi versate come fanno in tanti. Poi non sa dove vanno a finire. No, si sa dove vanno. Infatti la cosa che bisogna un attimo dire rispetto alle cose che seguiamo con gli amici di Sergio è un po' questa, cioè andiamo a verificare sempre la causa, andiamo a conoscere le persone perché vogliamo vedere che effettivamente le cose siano fatte bene. E in questo caso qua non si sbaglia, perché c'è un IBAN di una persona, i soldi non girano tramite neanche la nostra associazione, ma vanno direttamente alla famiglia, e la famiglia, c'è un video nella pagina Facebook, c'è scritto un po' tutto, si vede un po' tutto di quello che si sta facendo, e si vede anche la condizione di Simona, perché qua nella foto stava ancora degnamente la condizione bene. Comunque è abbastanza grave, cerchiamo di fare quello che possiamo, l'abbiamo andiamo detto, non guerra. Importa fare delle cose incredibili, certo. Basta poco. E prima di parlare con Fabrizio, che andiamo a toccare l'argomento Bologna, poi ascoltiamo Emi. Brutto argomento. Allora, Giulia Barca, la manager community, che cos'è? Ma manager community manager. Devi essere preciso. Dalla parte mia non ho l'aiuto della cultura, purtroppo. La faccio scrivere a caso, se non impari. Sulla lavagna, community manager, che cos'è? Community manager è una figura che praticamente si prende, tra virgolette, in pancia, no scherza, perché è un grosso piacere, ma praticamente gestisce una provincia di una regione italiana e gestisce tutto il traffico, diciamo così, di foto che i vari utenti fanno, e si occupa di creare eventi, quindi degli Insta Meet, meeting di Instagram sarebbe. Perché praticamente non sono in inglese, tipo... che diventa una cosa difficile. Che breve. Degli Insta Meet, cioè sono dei gruppi di fotografi, perché ormai la fotografia, cioè tutti ci dilettiamo con le foto, in quanto il telefono ormai ce l'hanno tutti, penso anche il signor Pisu qua ce l'abbia. Lo smartphone, qualche fotina la farà, vero, immagino. Come sì. No? Grande fotografo, Fele. Vecchio stampo. Primo. E quindi tu raggruppi queste situazioni e crei degli eventi. Esatto, creando degli eventi andiamo in giro per le città, per lo più si fotografano momenti d'arte, però per dire, l'anno scorso a Venezia abbiamo fatto anche un evento con un famoso drink, che non dirò il nome ovviamente, e abbiamo seguito tutta la filiera produttiva del drink fino ad arrivare al ti momento conviviale. Ti mette le ali? No. Devi stare zitto. No, italiano, made in Italy, prodotto Venezia. Allora è quell'altro, ok, va bene. Come si chiama?
No, si può dire. Non si può dire. Si può dire. Già mi hanno detto troppo stasera. No, stiamo facendo una linea anche noi delle bibite. Ebano. Si chiama calzanetto drink. Sì. Secondo me siamo avanti. Alla liberizia. Queste cose. È falso, è che io per contratto, per vivere, ogni 20 minuti devo dire questa parola. È un dramma, perché lo devo dire anche a casa, da solo. Senti, ma i tifosi stanno aspettando. Ma mentre mangiano... Adesso arriviamo. Comunque dopo continueremo a parlare con Giulia Barca della community... Ma dobbiamo parlare del Bologna adesso. Community manager. Per forza parlare no, del Bologna. Possiamo anche evitare, qualcosina abbiamo da dire. La pausa. E, soprattutto abbiamo da dire che intanto in questo weekend Fabrizio Cremonini era presente, c'è stato un remember, diciamo. È stato un ritrovo con alcuni degli ex giocatori che hanno fatto un po' la storia del Bologna, abbiamo vissuto... Chi? C'era Janic, Franco, Pace, Bruno Pace. Bruno Pace. È ingrassato Janic. È sempre uguale. No, Janic uguale. È perfetto, ma anche sai con chi lo vorrei vedere, Janic, con lui. Una battuta in tribuna su Janic. Oh, ha fatto il culo dalla sposa. Quando giocò, quando ritornarono il campionato dopo lo scudetto. Dopo, ma 65. Però comunque rimane sempre, e soprattutto Pace e Landini. Landini che era la prima Fausto. Volta. E Fogli. Fogli è venuto 10 giorni fa. Fammi una diga. Fogli è venuto 10 giorni fa. Fa presentare il libro. Ma ecco, il dramma di Bologna è che purtroppo per vivere dei momenti di gloria dobbiamo tornare indietro di 30 o 40 anni. Questa minimo, 40. Minimo 40, perché lì abbiamo festeggiato la vittoria della Coppa Italia. Stiamo parlando di anni... Esatto, giusto? 41, Palermo, contro il Ma Palermo. Un po' colpa nostra, sai, anche. Perché io ho lottato per il Bologna nel 1980. Mi ricordo bene, facesti un azionariato popolare. Avrei di giuro un anno... Il primo a fare l'azionariato popolare. Me lo ricordo anch'io, ero piccolino. Fu il primo a fare l'azionariato... Io purtroppo non ero più piccolino, però fu il primo... Mi hanno seguito, però raccogliemmo 180 milioni. Mi ricordo, sì. Nell'80. Equivalente a quanto? Ognuno voleva fare il presidente, quello voleva fare... Sarti voleva essere il direttore, il merito... Io mollai tutto per dire, riprendete i vostri hai soldi. Hai mai giocato anche? No, giocavo. Questo è il problema, poi tutti vogliono i soldi degli altri. E Tognassi, guarda. Con Raimondo Vianello allo stadio, una partita di artisti contro giornalisti. Tognassi e Vianello. Tognassi rimporta. Vianello giocava bene. A me mi misero nell'ala perché correvo veloce. Soltanto che io non avevo mai toccato il pallone, cioè non giocavo, correvo per... iscrivermi alle Olimpiadi future che non ho mai fatto. Però nella corsa all'ala destra mi ricordo che Vianello mi passò il pallone e io mangiai tutti, andai dentro in porta, io, il portiere, il terzino, cioè, il pallone fermo lì perché avevo perso. Però nel frattempo è arrivato in porta. Vianello mi mandò via. Però un po' di velocità ci farebbe bene anche al Bologna di adesso, eh? No, trovi che un po' gli manca un po' di garra, parlo da vecchio. La garra, quella persona vecchia, anziana, non c'è più l'amore, non c'è più la fame, ma non c'è più la voglia di fare. Ma parli dei giocatori o della società tutto, o della squadra? Di tutti gli ambienti, ma parliamo del calcio. Io dico che una squadra, purtroppo non si può più perché ormai c'è il mercato, c'è gli stranieri, sempre questioni di business, d'affari, che non c'entra niente col calcio. Scusatemi se dico questo. No, ma è vero, perché è vero. Cioè i Biavati, parliamo della vecchia, ma non per parlare delle cose vecchie, giocavano per la squadra del regionale, per il Bologna, si battevano per... È della gente che... Oggi è qua tra 3 settimane da un'altra parte, non c'è, è difficile creare l'amore e l'attaccamento alla maglia, questo ormai è diventato impossibile. Dobbiamo ma i ragazzi ci sono. Infatti in Serie A li conti sulla punta delle mani, giocatori che hanno sempre giocato nella stessa squadra. Però pensano a quello che possono guadagnare, capito? Non è che pensano al pallone. Infatti dobbiamo ragionare in una maniera diversa, purtroppo dobbiamo ragionare in una maniera diversa. Enrico, è uscita una notizia un po' clamorosa. Sì. Che diritti TV blitz della finanza perquisite le sedi delle società di calcio di Serie A e B. Ma per i diritti televisivi. Intanto saluto il bombere che ci segue, che vuoto. Ieri sera, non chissà so chi l'ha se, visto. Chissà se su Italia 1 c'è stato Scoperchi al pentolone. Un programma. Su Rai 3 ce n'è stato un altro, hanno parlato di tutte queste cose. Ci hanno fatto da capire che ci sarà il finimondo nei prossimi mesi. Comunque, prima posso mettere che una società non verrà mai intaccata su questo? Può darsi. Sì. Quella che ha il colore delle scarpe può darsi, può darsi. Io adesso vi voglio dire una cosa. Andiamo un po' in pubblicità, vi faccio vedere questo CD. Quando rientriamo dalla pubblicità, un po' di musica. Ascoltiamo un po' di musica prima di ricalarsi nella parte e Emi Spada ci farà sentire il suo ultimo lavoro. Quindi state con noi, torniamo proprio subito. Bene. Quante cose ci sono nelle tue mani?
Ogni giorno, nelle tue mani, c'è tutta la tua vita. La purezza delle tue mani, sempre e ovunque, è un tuo diritto, ma soprattutto un tuo dovere. Perché nelle tue mani c'è l'alba di una nuova evoluzione. Nelle tue mani, prima e dopo ogni tuo gesto, iGen. iGen. Il mondo è nelle tue mani. Movida87.com. Tesoro, stasera al ristorante nuovo. Fanno cucina rivisitata, ricette stravaganti. Eh no, è così piacevole cenare al solito posto. Si mangia benissimo, hanno tutti i miei piatti preferiti. L'ambiente è rilassante. Insomma, perché cambiare? Già, per chi cambiare? Ristorante e pizzeria al solito posto. Appena fuori dalle mura di Bologna, in via Toscana. Per gustare la migliore cucina bolognese e le buonissime pizze cotte nel forno a legna. Vi aspettiamo per trascorrere piacevoli serate in ambiente gradevole e familiare. Al solito posto, via Toscana 117/2, Bologna. 051 40 67 69 54. Maresca e Fiorentino SPA, concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino. Via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 98 11. Oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna. È il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati, con erba sintetica di ultima generazione. 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi, sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. Con gli amici, con la moglie o con l'amante, venite al ristorante Grotta Azzurra. Possiamo deliziarvi con un'ampia scelta di piatti mediterranei di carne e pesce, oltre ai must della cucina bolognese. Poi la pizza cotta a legna e il famoso oscarpuncello napoletano. E a voi tifosi del Bologna, se fate i bravi, vi facciamo la pizza rosso-blu. Sì, proprio rossa e blu. Provare per credere. Ristorante Pizzeria Grotta Azzurra, via di Corticella 125, Bologna. 051 35 81 81. È bello che ti chiami con vivacità, sempre insieme a noi, le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia anni 60. Posso dire una cosa? Sai cosa c'è? Sai cosa c'è? Vabbè. Perché abbiamo fatto adesso un selfie e Ciaccio ha detto
sono davvero figo. No, ma non dovevamo dirlo, te l'abbiamo promesso. Dai, sei imbarazzante, te lo giuro. Ah, siamo in diretta. Allora, siamo in diretta, vi stavo dicendo appunto, Amy Spada, post atomico, sarebbe questo post atomico, cioè dopo l'atomico, cioè il post, arrivi il tu. Post, eh? Ovvio. Arrivi no, tu. In realtà è un po' il discorso, riprendendo quello che diceva Raffaele, della mancanza di valori generali che ci sono e quindi che c'è, che mancano. E quindi l'idea è di, con le conoscenze che abbiamo, andare a ricostruire, diciamo, quello che già abbiamo, ma con quei valori che ormai non ci sono più, insomma. E quindi, niente, è nato questo concept album, è un EP, poi sono 5 brani, che girano tutti attorno a questo concetto, insomma, dell'esplosione. Il bianco e nero così, particolare. Bianco e nero perché manca il colore, no? Quello che dicevo. Luca questo, no. No, no. Gli occhiali. Penso il Vaticano, se non sbaglio. Ah, il Vaticano, perché non capisco bene. È sempre una cupola, no, No, però è particolare, una scelta particolare. Beh, di sti tempi fare un concept album non lo fa nessuno. Concept album. Sai, quelle cose anni 70, sì, ragazzi, stile Genesis, tutte Pink Floyd. Concept manager. Manager, in inglese, no, di prima. Cioè, io sono anziano, comincio a avere... Instant meeting. C'è anche il brano per te, cosa ti lamenti? Esatto. Adesso facciamo vedere anche Roberta. Intanto che siamo rientrati in studio, è venuta a trovarsi anche Roberta Costantino. Ciao, Roberta. Qui con noi. Questa è una vera e propria squadra di calcio, abbiamo i cambi, no? Come voi vedete la domenica. Diciamo, ci abbiamo guadagnato però. Anch'io, personalmente ci ho guadagnato anch'io, devo dire che... Senza offesa per Paolo Rossi, che è andato a rifocillarsi, perché dopo può darsi, come calcetto, può darsi che rientra. Vediamo un po' come funziona. Ma può anche stare là, può anche quello che là, ci ha guadagnato alla fine Paolo, Fabrizio. Resti lì, guarda, noi stiamo benissimo qua. Fabrizio Cremonini, non stai poi male, ma... Io mi sono messo in mezzo. Si dice perfetto. Che l'uomo in mezzo a due donne faccia un po' una figura del salame, però l'uomo in mezzo a due donne sempre per dare un vantaggio a un uomo, come esatto, sempre. Esatto. Comunque, dicevamo appunto dalla regia, appena sono pronti, ci mandano, sentiamo l'ultimo pezzo, perché, come vi dicevo, incombono le sostituzioni, e qui dobbiamo mettere a posto la formazione, ecco, dalla regia. Ma c'è proprio il fungo. Cerco quello che è rimasto dopo l'esplosione del concetto, del discorso, quello che non riesco a digerire. Perciò mangio chili e chili di antibiotici e Nutella per provare a render dolce il ricordo che ho di te. Per fermar con le mie mani
Bravo Emil. Oh, gran sound, veramente. No, questo si trova un po' dappertutto. Sì, oltre che si può scaricare in maniera digitale. Si può scaricare, poi adesso faremo anche la vendita via. Sta uscendo il sito nuovo finalmente. Che poi tu collabori anche con Raffaele Piso, con delle una volta. A teatro, avete fatto qualcosa. Sì, abbiamo fatto appunto al Duse questa primavera, ho avuto l'onore di... E cantò le canzoni che volevo io però. Ovviamente. Cioè... Caruso e però, i migliori anni. Da... Diciamo Caruso è molto bravo. Sono un po' eclettico, diciamo, nelle musiche. Si sente che è una bella voce. Un bel timbro, bella pulita, insomma. Diciamo che sei un professionista. Si sente. Ci provo, dai. A tutti gli effetti, ci provi un po' come facciamo tutti noi, appunto, Emi Spada, post-atomico, interessante. Chi volesse andarlo a ascoltare o acquistarlo, appunto, lo può fare. Basta tranquillamente. Emi, poi tu ci verrai a trovare prossimamente. Adesso lo schema prevede che devo tecnico. Fare un cambio di formazione, ma stai lì, un cambio di formazione, perché dobbiamo tornare al 4-4-2. Adesso abbiamo giocato col 4-3-3, abbiamo gli esterni, abbiamo cambiato gli esterni, adesso torniamo a due punte. Vabbè, a parte gli scherzi, è proprio per rientrare nel discorso del calcio. C'è stata la sosta, ha giocato la nazionale, io... Se devo essere sincero con me stesso e con tutti quanti. Non l'hai vista? No. Ho visto i gol, perché io non riesco da quando, cioè non lo so come spiegarla questo disamore mio nei confronti, dire che io mi sento molto italiano, cioè credo molto nelle cose del nostro paese, la patria, però io non lo so, mi sono però un attimo. No, bisogna dire che con la nazionale, c'è da dire che con la nazionale che ha vinto 3-1 in Azerbaigian, c'è stata una rivalutazione di un giocatore importante, secondo me sarà anche il futuro del calcio italiano, che potrebbe essere Shaarawy. Shaarawy finalmente è tornato ai suoi livelli, sta tornando piano piano ai suoi livelli, ha fatto gol, ha fatto una prestazione importante. E poi c'è da dire che il centravanti nazionale in questo momento, Pellè, che è un 1985, un giocatore quasi alto 2 metri, si vocifera che possa interessare prossimamente anche al Bologna. Il prossimo anno, perché, ti spiego, gennaio. Molto semplice, perché il procuratore di... Pellè, io non lo è so altro, come si chiama Romualdo di cognome fa Corvino. Per cui c'è questa possibilità che il prossimo anno, non quest'anno, possa interessare, potrebbe essere un giocatore importante. Prenderà anche un po' dalla categoria. Esatto, sta per dire la stessa cosa. Tanto anche perché sarebbe teoricamente il giocatore ideale per giocare con destro. Primo. Secondo, perché Andrea Lori ha fatto questa affermazione? Punto interrogativo, parlando un attimo di calcio, poi voglio sentire anche Raffaele. L'affermazione l'ho fatta perché secondo me bisognerà fare qualche punto in queste prossime partite per mettere un po' di fieri in cascina. Prima di arrivare a gennaio al mercato, che sì, si parla di sto mercato. A Bologna siamo tutti fiduciosi, giovani, tutto il resto, però fino adesso i risultati purtroppo non sono venuti, quindi credo che queste siano due partite molto importanti per vedere quale sarà il futuro di questo Bologna. Questo era tu quanto? Raffaele, come lo vedi il futuro? Ma di io futuro? Di solito ci prendo sempre nei risultati, però non voglio sganciare il nome. Non lo diciamo. Abbiamo una squadra che è abbastanza tosta, che è il Palermo, che non è una brutta squadra. Però viene da 4 sconfitte consecutive. Un pareggio succederà un'altra volta, un pareggio. Caccia via, perché noi più di un gol non riusciamo a segnare, ma la proprio classifica. Quando lo segniamo. Quando? Però è più di uguale, perché con la Juventus, quando segnò il gol, gli dice: oh, finalmente adesso ci avranno la carica. Cercheranno, sputeranno fiele. Niente. Secondo tempo no, sono andati in campo. Come dicevamo anche nell'altra strana missione, la scorsa settimana. Cioè, certo. Il Bologna fino adesso è stata una squadra che ha giocato 60-70 minuti. Meno. Sì, forse meno. 60-70. Caratteristica di questa squadra è andare in vantaggio, perché in due o tre partite è andata in vantaggio, si è sempre fatta recuperare. Anche dominare dopo la fine della partita, perché non aveva proprio più birra in corpo per gestire i 90 minuti finali. Intanto vi dicevo, c'è Roberta Costantino, che sia la Roberta che la Giulia seguono molto il calcio a 360 gradi dalla mattina alla sera. Espertissimi di calcio. E dopo volevo chiedere una cosa anche a Fabrizio. Roberta, tu ti stai impegnando molto con questo film che uscirà. Mi sto impegnando molto, no. Mentalmente, almeno mentalmente. Mentalmente, vabbè, sì. Mentalmente è sempre un impegno, cioè. No, avevo solo una piccola parte, una posa e basta. È un inizio. Però diciamo no, che io faccio zapping e ogni tanto mi sbuchi. Io faccio zapping con il canale, con il telecomando, ogni tanto ti vedo apparire. Diciamo che nel mondo televisivo ci sei, da quale ti vedo sempre. Ho sempre fatto più che altro spot televisivi nazionali o... corti, piccoli ruoli, niente di che. E adesso ti stai adempiendo per questo film che dovrebbe uscire a febbraio, il titolo?
Il crimine non va in pensione. Il crimine non va in pensione, come tante altre cose che succedono nella nostra realtà, certo, quotidiana, che non vanno mai in pensione. Che è un, no, è una commedia. Un titolo un po', diciamo, anni anche 60, molto attuale. Molto ironica e divertente, con un cast fantastico: Stefania Sandrelli, Franco Nero, Marescotti, Paolo Rossi. Paolo Rossi, che ha si recitato, sta riscaldando perché fra un po' lo devo Sandrelli rimettere in formazione. No, diciamo che insomma ti dai da fare, come si dà da fare anche Giulia, e, aspetta, community, no, vabbè, community manager, l'inglese. Ti volevo chiedere proprio per parlare di calcio, anche del, so, perché adesso in realtà il mondo social, il mondo Facebook, Instagram, come si chiama quell'altra, chat, Snapchat, fa parte poi anche della vita quotidiana di tutti i calciatori, ormai di tutti gli atleti. C'è un mondo su Instagram dei calciatori che qualsiasi cosa fanno, visto che sono meno attaccati fra virgolette che su Facebook, si lasciano su andare. Twitter però molte volte i calciatori. Twitter già meno, ma se però tu guardi su Instagram, su Snapchat, tolgono, bombardano. Quindi diciamo, tu queste comunità di sportivi calciatori come le vedi? Positive per gli eventi? No, positive per gli eventi. Poi intanto, cioè, non seguendo comunque la televisione, si può anche seguire le partite o l'esito di una partita tramite la social network, che è appunto Instagram, che secondo me è molto comodo, come dicevi tu, vedere la fine, il risultato, uno è già contento. E poi è bello perché si entra nella vita privata, si curiosa nella vita privata dei calciatori, perché a parte quando sono in campo a giocare, ma nella vita privata cosa fanno? È il momento in cui puoi curiosare, puoi vedere i loro selfie, chi frequentano, la loro posa naturale, è un modo per curiosare, per farsi anche gli affari degli altri. Raffaele, secondo te questa ragazza da che città viene? Da Vienna. Vienna, l'Austria. Non si sente, vero? Non si sente. Fabrizio, Vienna è zona limite. No, ma pensavo anche a Bangkok. Bangkok. Un po' l'esotismo. E adesso poi Bangkok tra le cose. Però Vienna è più tranquilla. Vienna è più tranquilla, poi a Bangkok c'è una... No, a parte gli scherzi, Fabrizio, tornando a parlare di calcio, c'è stato appunto questo weekend di ricordo, però in realtà il ricordo è bello, finisce, poi dopo c'è la realtà. Poi dobbiamo la giocare. La realtà dei fatti dobbiamo è giocare, che... siamo un po', non dico all'ultima spiaggia, perché è assurdo parlare dell'ultima spiaggia dopo 8 partite, però è un momento complicato. Siamo giovani, una squadra giovane, secondo me molto corta in questo momento. Si parla dei cali che noi abbiamo nel secondo tempo, ma il problema è che noi abbiamo un centrocampo nelle mani di un ragazzo che ha 17 anni. Non possiamo pretendere che abbia l'intensità per tutti i 90 minuti. I suoi cambi purtroppo al momento non sono all'altezza, perché Krizetić è sparito, Brighi vede il campo pochissimo. Don Sacchi, secondo me, è un giocatore importante, è infortunato. Giaccherini, che era un altro giocatore che poteva fare la differenza, è fuori. Questo un po' è, secondo me, il problema che stiamo pagando. Forse abbiamo azzardato troppo a fare una squadra così giovane, con tante scommesse e con tanti giocatori che non erano certi di essere in perfetto stato, come anche lo stesso Destro. E questo, secondo me, il problema, l'errore che noi abbiamo commesso. Io avrei tenuto comunque un giocatore d'esperienza in centrocampo, sarebbe stato utile. Matusalem, tipo Matusalem. Posso fare una domanda? Assolutamente, cioè, con Matusalem in campo non avremmo preso il gol contro il Sassuolo. Da tifoso, ma l'entusiasmo, per esempio, Delio Rossi non ce l'ha. Io non vedo un entusiasmo nel condurre la squadra. Cosa questo non è per cattiveria. Vedi Conte? Non so, lo vedi come carico, come dà forza alla squadra mentre gioca, urla, si arrabbia, quello che vuoi. Di buono c'è quello, Rossi? No. Ma se, io ho la mia teoria che... Quello c'è di buono. Io ho la mia teoria su Delio Rossi. Delio Rossi pare che veniva da due situazioni, da due mezzi insuccessi. Certo. È molto bravo a masticare il chewing gum, questo sì. Delio, secondo me, è stata una soluzione quasi di ripiego, perché con Lopez non si poteva andare avanti. È stato preso lui perché comunque si sperava che potesse dare la scossa per venire in A. Dopodiché, una volta venuti in A, sono stati quasi costretti a rinnovarlo. Però, onestamente, non è la soluzione ideale. Poi si sta vedendo che purtroppo i risultati sono questi. No, ma la mia era un'altra cosa, non ne parlo come tecnico, capito? Sicuramente non è uno che ti dà la carica. Io l'ho visto solo una volta, dà la carica lì. Conte sbrocca anche chi ti dà la carica. No, lo dicevamo anche nelle scorse settimane, che vedevamo appunto un Delio Rossi spento rispetto anche altri anni. Si dice che probabilmente anche l'episodio con gli Aic l'abbia anche turbato dal punto di vista caratteriale, l'abbia cambiato completamente, perché anche quando era alla Lazio io vedevo un allenatore diverso.
che spronava molto di più i propri giocatori. Invece in questo momento lo vedo proprio spento. Poi anche qualche dichiarazione così così anche in lui sala ha fatto stampa. La dichiarazione dopo la partita con la Fiorentina. Secondo me non è bellissima. Stato, ecco, dire, oh, loro sono più forti, non c'è nulla da fare. Beh, ho capito. Sì. Sei in Bologna, l'hai capito questo? No, ma esatto. Oh, sì. Un motivatore, ci vuole un motivatore. Sì, mica, cioè. Forse non so, io ti dico, io come ne parlavo anche le settimane scorse, ci sono tanti allenatori anche validi a spasso. Montella è stato qua qualche giorno a Bologna, no? Che è stato confermato. Però Montella probabilmente. È una grossa fortuna che c'è un pubblico che è abbastanza esigente, però non pressa moltissimo la squadra e fa un tifo assurdo. Per cui per i ragazzi giovani dovrebbe essere una cosa molto stimolante questa, perché fondamentalmente, anche se non hai un allenatore che. Magari adesso è in un periodo che può essere un po' più di crisi o cose del genere, avere questo pubblico così, con questo tifo, con queste 10-15 mila persone che in ogni caso dal primo al novantesimo sono lì perché hanno voglia di vedere questa squadra che finalmente inizia a fare qualcosa, cioè dovrebbe far mettere qualcosa in più. Mi viene da pensare che invece purtroppo torniamo sempre al solito discorso dove quando i ragazzi arrivano a un punto che arrivano ad avere dei contratti di un certo tipo, mollano un po' le redini, purtroppo. Ma ragazzi, questi sono giovani, cioè hanno un futuro davanti, cioè devono giocare per guadagnarsi la vita. Cioè, però deve essere chi è in panchina che deve trasmettere anche questa cosa. Sì. Cioè, tu non puoi prendere un contropiede come abbiamo preso contro il Sassuolo. Ragazzi, ha fatto 80 metri. Cioè, questo è inconcepibile. Cioè, fagli un fallo a metà sera, tre minuti dalla fine, alla peggio ti cazzano fuori. Comunque. Diciamo che diamo di attenuante che la squadra è stata allestita un po' in ritardo. Però ormai questa attenuante, Enrico, ormai dovrebbe essere anche ormai passata. Adesso vediamo adesso, da domenica prossima è la crocevia del campionato. Domenica è la boa, il crocevia. Abbiamo sempre la traversa, noi. Abbiamo sempre, fortunatamente. Santa traversa, cioè lì. Mi sono messo a tirare a rasoterra. Perché visto che... No, però voglio dire, fai una roba così, l'allenatore entra in campo. Cioè Conte, avete nominato entra in campo Conte. Poi ti prende per il cravattino. Esatto, ti prende. Cioè, no, invece capelli no, non te li strappa perché c'ha un rispetto particolare. Però esatto, non essendo suoi. questa è una battuta. Non la fame. La fame, forse anche la qualità, forse anche un po' un insieme di, però la fame è importante. Forse quella che la bava alla bocca, la famosa bava alla bocca. C'era una cosa che mi diceva Bette che era molto significativa. Mi disse che, siccome ero un dato amico di Bettega a Milano, mi disse che Agnelli ricevette John Charles. Charles, lo ricordate tutti, lo grande squalo. Giocatore. No, il gigante buono. Era in ufficio con Agnelli e entrò Charles e disse: vorrei un aumento di stipendio. Agnelli lo guardò un momento e disse: ma lei non è orgoglioso di portare la maglia della Juventus? Quella porta, io non le chiedo una lira di penale, può tornare a casa sua. Andò giù in campo a allenarsi. Esatto. Cioè, così anche le conduzioni delle cose. Adesso non voglio entrare nel merito di Bologna, ma dico, l'entusiasmo, la fame, la voglia di arrivare non c'è. Non la vedo, ma sai, questo sia una delle squadre più ammonite. Lo so, però il problema è che alcuni giocatori, vedono il Bologna come una tappa di passaggio. Cioè, bravo, è quello il problema, bravo. In questo momento. Invece tu devi stare qua perché tu arrivi a Bologna, una città che ha fatto tremare il mondo negli anni 60. Certo. I colori rosso-blu sono colori che accendono il fuoco, il blu e il mare, il cielo. Cioè i colori bianco e nero, che roba è? Un applauso. Mamma mia. Così mi piace. Così. No, perché queste cose vanno dette. No, io ero un po' che ce l'avevo dentro. Scusami, ma abbiamo finalmente una società che ha comunque, non solo sana, ma come si dice a Bologna, della pilla. Ci sono dei baiocchi. Ci sono dei baiocchi, allora, quindi allora sì, non deve essere hanno passato. Messi, cioè, hanno messi. Facciamo un gioco. Noi, durante il Giaguaro, facciamo un gioco che si chiamava Se. Sì. Cioè, se tu fossi in questo momento il capo del Bologna, l'allenatore del Bologna, quello che può decidere, cosa faresti? Questa è la domanda. In questo momento fai ben poco perché purtroppo non puoi intervenire sul mercato perché ci sarebbe da intervenire sul mercato. Comunque io andrei, li porterei in ritiro come ha fatto il Palermo e li farei capire l'importanza di essere a Bologna. O se no come ha fatto quel mister... Cosa? Estiolino Capuano. Capuano. Il mister dell'Arezzo, non so se sui social ha girato un video in questi giorni. Allora, ti posso dire questo? Io so esattamente come è successo questo, perché
questo video mi è arrivato quasi in anteprima, mi è arrivato in anteprima sul telefonino per un mio compagno corsista che ho fatto a Coverciano poco tempo fa, che è un dirigente di una squadra che è rivale dell'Arezzo, diciamo. E mi è arrivato questo, l'ho sentito, beh, ho detto, comincio a buttare fuori in internet, in Facebook, dappertutto, è diventato quasi virale. Ed è una cosa veramente, cioè, una... l'hanno visto e sentito tutti. Ma di cosa parla? È praticamente dentro lo spogliatoio uno sfogo di un allenatore che si chiama Ezzelino Capone dell'Arezzo ai propri giocatori, che un giocatore ha registrato questo sfogo, ma ne dice di tutti i colori, ma tipo delle cose... Perché l'Arezzo in amichevole a giovedì ha perso con una squadra di promozione, no? Allora lui è entrato nel spogliatoio e proprio sembrava una tragedia. Li ha fustigati in napoletano, la tragedia napoletana. Cioè. Gli ha detto delle robe che secondo me però apre un mondo, nel senso che... Sai, perché lui ha detto, prendete i soldi, vergognatevi. E, notizia di oggi che è stato identificato l'autore dell'audio, è stato messo fuori squadra dall'Arezzo. Strano. Ed è stato denunciato alla Procura Federale. Sì, perché dice un sacco di... Ma sono cose da spogliatoio che succedono da sempre. Io mi ricordo quando forse giocavo, non uno sfogo così. Beh, però, io c'avevo un allenatore che a me mi tirava dietro le pesche. Sai che a fine allenamento ti metteva le pesche dentro da farti da mangiare, io un altro là facevamo un po', avevamo fatto un po', adesso non a quel livello lì, però lui sbrocchiava, proprio gli si chiudeva la vena e come capo espiatorio prendeva me, quell'altro, che facevamo sempre un po' gli asini e ci tirava dietro le pesche, che una volta mi ha anche preso che si è spappolato. No vabbè, c'è la famosa storia di Ferguson che lanciò la scarpa in faccia a Beckham, no? Durante uno sfogo, che gli procurò anche buttò via il telefonino. Però parole così pesanti, sinceramente, dentro lo spogliatoio è difficile. Comunque, dopo le parole pesanti, ci sono anche le lusinghe del segno. Cioè, la lusinga del segno che cos'è? Non è altro che dei bozzetti pubblicitari e calzature dal 20 al 50, e quello che mi viene da dire è che se vedete questo qua è calzature chissà di chi. Questa sera non abbiamo capito di chi è, però vi voglio far vedere una cosa. Lebano, cioè, chi è questa ragazza qua in bianco e nero? Beh, assomiglia molto a Roberto. Ma anche qua, io prima dicevo zapping, guarda di qua, guarda di là, mi salti fuori anche in questo giornalino che, tra le altre cose, adesso a parte gli scherzi, è un giornalino pubblicitario, ma è di una bellezza. È veramente bello, sono quelle cose come si faceva la pubblicità una volta, praticamente poi ripetono le cose di oggi. Torniamo a fare il gioco del sé, tu cosa faresti? In quel caso? Sì. Io ti spiego. Se fossi Berlusconi io farei... No, hai ragione, bella domanda, ti do la mia risposta, nel senso che io personalmente non ho voluto fare l'allenatore, perché mi conosco, gioco ancora, faccio il giocatore. Fermini? No. A me mi si chiude la vena. Ah, certo. Se io devo star lì a farmi prendere per il naso, come giustamente ha detto lui, che lui qui, e poi sto mister ha detto poi quello in realtà, da dei ragazzi che ti guardano, ti pigliano, te magari ti impegni, metti tutto per, e gli altri ti pigliano in giro una volta, due, la terza, uno gli si chiude la vena. Sai che io mi chiedo una cosa, perché non hanno mai interessato i giocatori? Questo non sono mai riuscito a capirlo. Cioè praticamente sì, come si fa nei film, no? Mi ricordo William Holden quando fece il ponte sul fiume Quay. Costava troppi quattrini, il produttore non sapeva come fare a prenderlo, a scritturarlo. Lui lesse il copione, è la stessa cosa del gioco. Una squadra che vuole rinascere, che possa essere il capitano, poi se lui dice vabbè, mi pagate tutte le spese che ho, la diaria giornaliera me la date e mi date il 3% sul film. Il produttore accettò subito, perché quindi non bisognerebbe fare risparmiare soldi. Invece che questo i contratti milionari... Questo ha comprato tutte le isole delle Filippine con i soldi, perché fece un tale successo. Se va male, William Holden cosa mi interessa? Ho preso la paga, ho preso la diaria, ho partecipato al film, sono protagonista. Pazienza, è uno stato un tradotto errore. Tradotto è un po' come la storia del Cottimo. Ecco, io produttore mi sparo. Perché il discorso è che se va male io produttore mi sparo. Allora, nel gioco del calcio, che può diventare un'industria come un'altra, lo è già, però io interesserei anche i calciatori. Io direi, tot a partita, se vincete 100, se pareggiate 50, se perdete... Lasci tutto qua. A casa,
Cioè, tornate a casa pagate e voi. Ci rivediamo. Con qualche allenatore fu fatto così, fu fatto. Ancelotti, sì, sì. Però e quei calciatori dura che c'è. Poi dopo quella storia di Bosman sì, è stato... Sì, ma ho capito, però ci vuole sempre... Sì, comunque, sì, no, ma è corretto, la, però, non è, guida, però sarebbe un sistema... Sarebbe sì. Un sistema siamo, appropriato. Lei dice di mandarli tutti a casa. Fantastichiamo, ma ci sta, perché quando si parla di calcio... Ha detto che li manderebbe tutti a casa, quando facendo il gioco del... Io li manderei tutti via. Via, comunque, facendo sempre il famoso gioco del... Se, come ha detto Raffaele Piso adesso, ci avviciniamo all'ultima parte della trasmissione, l'ultima mezz'oretta, abbiamo da dirvi un po' di cose, poi parliamo, vi faccio vedere due quadri, gli ultimi lavori teatrali di Raffaele che ha intenzione di fare e nel frattempo metto a posto la formazione. Ci saluta Emil Spada con il suo disco post-atomico, grazie Emil di essere stato con noi, è stanco, ha corso molto sulla fascia, passo alle due punte, vedrete dopo chi metto in campo. Che è vero. Bene. Subito dopo la pubblicità. Pubblicità, c'è la pubblicità, c'è la pubblicità. Movida87.com. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi, sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. Con gli amici, con la moglie o con l'amante, venite al ristorante Grotta Azzurra. Possiamo deliziarvi con un'ampia scelta di piatti mediterranei di carne e pesce, oltre ai must della cucina bolognese. Poi la pizza cotta a legna e il famoso Oscar Puncello napoletano. E a voi tifosi del Bologna, se fate i bravi, vi facciamo la pizza rosso-blu. Sì, proprio rossa e blu. Provare per credere. Ristorante Pizzeria Grotta Azzurra, via di Corticella 125, Bologna. 051 35 81 81. Maresca e Fiorentino SPA, concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino. Via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 98 11. Quante cose ci sono nelle tue mani? Ogni giorno, nelle tue mani, c'è tutta la tua vita. La purezza delle tue mani, sempre e ovunque, è un tuo diritto, ma soprattutto un tuo dovere. Perché nelle tue mani c'è l'alba di una nuova evoluzione. Nelle tue mani, prima e dopo ogni tuo gesto. iGen. iGen. Il mondo è nelle tue mani.
Tesoro, stasera al ristorante nuovo. Fanno cucina rivisitata, ricette stravaganti. Eh no, è così piacevole cenare al solito posto. Si mangia benissimo, hanno tutti i miei piatti preferiti. L'ambiente è rilassante. Insomma, perché cambiare? Già, perché cambiare? Ristorante e pizzeria al solito posto. Appena fuori dalle mura di Bologna, in via Toscana. Per gustare la migliore cucina bolognese e le buonissime pizze cotte nel forno a legna. Vi aspettiamo per trascorrere piacevoli serate in ambiente gradevole e familiare. Al solito posto, via Toscana 117/2, Bologna. 051 47 69 54. Radio Sportiva. Raccontiamo emozioni. Radio Sportiva a Bologna 87.7, 87.9 e 87.6 in FM. A Parma 101.4 in FM. Eccoci di nuovo in studio, siamo tornati, la formazione, come vedete, qui dobbiamo mescolare le carte perché noi non vogliamo far capire al Palermo quello che succederà domenica. Come vedete in fascia è andato Fabrizio che per il cross la deve mettere in mezzo, abbiamo le due, abbiamo il centravanti che anche diciamo ha un bel fisico, e è tornato a trovarci Paolo Rossi, è andato a rifocillarsi, si è ripreso, il difensore centrale si è pronto a fare gli ultimi 20 minuti di qualità. E appunto domenica c'è questa, diciamo, che è una vecchia gloria, quindi vuol dire rivedere la partita che ha perso il Palermo, come hanno giocato gli altri, ricopiare gli altri, lo fanno. Come rivedere la partita, che io adesso quella lì sicuramente la guarderanno, vorrei invece risapere da te, caro Raffaele. Dimmi. A parte questo quadro, mi dovresti dire sì. Questo quadro, cioè come ti è venuto questo quadro qua? Beh, l'idea sempre riguarda un po' il periodo di Van Gogh eccetera. Io vidi i fiori di Manet, ma non c'entra niente, però ho unito le case, i cieli, perché le critiche che ho avuto sono belle tutte sui cieli, cioè dicono che c'ho dei cieli particolari, delle invenzioni nei cieli. Sono i cieli di Bologna vedo, di adesso. Che non vedo, che non vedo. Questo per esempio, insomma, per far vedere, è stato il primo che ho fatto e facevo le cose alla mia maniera, no? Bello questo qua, alla mia maniera. Che cos'è questo? Un albero, alberi. No, questi, sì, alberi curvi, praticamente su uno sfondo, su una strada, dicono che c'è la solitudine. Questa strada che cos'è? Non si sa dove porta, è la solitudine. Hai capito? Ecco, se lo fai vedere mi però il cielo è sempre bello, hai ragione. Sì, sempre... c'ho questi... Sono curvi? Sì, sono curvi. Quindi è curvismo. Sì, beh, esatto, adesso curvismo. Andiamo a cercare come i critici. Se fai al cubismo c'è il curvismo. I critici dicono che il capitalismo che vince sul popolo che è oppresso. Vanno a cercare le cose che non vedi. E volevo dire una cosa, la Cineteca di Bologna sta probabilmente per... risumare, diciamo, un film italiano Brava Gente, che è un gran film di Beppe De Santis, regista di Riso Amaro, eccetera, che girarono in Russia, sulla disfatta italiana, sulla guerra in Russia. Allora non ebbe successo, invece in America adesso ha un grande successo, un ritorno, perché hanno scoperto la paura. Cioè, in questo film i nostri soldati non erano arrivano i nostri, no? E c'era la paura delle bombe, hai capito? E sta piacendo moltissimo. Loro vogliono risumare, non so come, lo rimetteranno a posto, come ha fatto Scorsese adesso ultimamente con Paisà, con un film di Sica. Cioè. Vabbè, li ringrazio e vedremo. Di e tu intanto nel frattempo, a parte tutte queste pitture, Beh, a teatro stai valutando qualcosa? No, più che altro stai parlando del cinema. Praticamente c'è questo film, c'è questo ritorno al cinema. Io ho fatto due film importanti. Uno si chiamava Italiano Brava Gente, che è rimasto nel mio ricordo. Sono stati 11 mesi di lavorazione. Cioè. E l'altro era delle questioni di Sorrentino. Le conseguenze dell'amore. Ma posso chiederti riguardo a... Io ho visto il film. C'è il primo piano sequenza vero, non un piano sequenza artefatto. La battaglia, non so se la sia battaglia del Bughi. Io vorrei che di quello parlassi perché mi ha colpito, è importante. Beh, no, cioè, siccome lui De Santis era bravissimo tecnicamente, e allora giro provò tre giorni una scena unica, perché era la camera che riprendeva Cucciolla che parlava con il capitano, poi si spostava, prendeva le truppe d'assalto
che stavano preparando. Poi si alzava e cominciava tutta questa battaglia sul buco, con le bombe, con gli aerei che arrivavano, e poi ritornava giù col capitano che parlava con tedesco. Cioè tutto in una sequenza, durava 5 minuti senza staccare la camera. E di questo non ne parlo, perché invece sono cose importantissime nel cinema. Ah sì, un critico deve dire, abilissimo, che la sequenza oppure non mi è piaciuta. Ma purtroppo il film uscì nel 63, buttato fuori così, a settembre, che la gente era ancora al mare, capito? Sì, non era il momento buono. Perché dava fastidio, c'era una scena, e adesso la spiego, dove i russi attaccavano e noi eravamo in mille. E questi attaccavano con le Katyushi, con i carri armati, con le azioni, c'era la controffensiva russa, e Andrea Checchi telefonava al generale dicendo: stanno attaccando tutte le parti, ci stanno ammassando, siamo in mille, cosa possiamo fare? E dall'altra parte il generale dice: si ricordi che Garibaldi con 1000 uomini conquistò l'Italia? E gli ha toccato il telefono. E siamo morti tutti. Pensate, comunque è una bella memoria, devo dire che è una bella memoria. Ma hai già anche pensato cosa vuoi fare da grande? Quando dormo anche bene. No, ma hai pensato cosa vuoi fare da grande, Raffaele? Sì, lo so già. Lo sai già? Lo so già. Nuova idea. L'allenatore. Allora ecco chi sostituisce Rossi. Ecco, ma io darei la carica. Ecco. Io darei la... Mettiamo al posto di Dave. Non era una cosa detta a caso. Darei la mossa. Io Raffaele Piso in panca. Oggi se non giocate a casa, perché io mi sostituisco quei ragazzi di 20 anni che hanno bisogno di farsi vedere. Il problema è che hanno 20 anni quelli che sono in campo. Preferisco andare in B. Sì, no, sì. Preferisco che il Bologna vada in B e che ci abbia dei nuovi giocatori, dei bravi giocatori, e che tiri fuori dei ragazzi. Perché andare in B con il tema da tutte le settimane di perdere, non mi sta bene. Colpa tema, mettiamoci speriamo di intanto Deggio Rossi, domenica se non vinci puoi andare a cagare, vabbè. Opala! Puoi andare, non si può dire. Comunque Fabrizio Cremonini adesso ci deve salutare, perché ha da fare le sue cose. Deve andare a vedere Deggio Rossi, c'è la conferenza stampa. Allora, due parole, poi ci tornerai a trovare. Assolutamente, anche in bocca al lupo intanto a tutti noi per domenica. Mi sono divertito tantissimo. Poi con Raffaele. Forza Bologna, dai. Sempre forza, forza. Adesso ti aspetto una partita importante. Io lancio l'appello solito: tutti allo stadio. Chiama a mezzogiorno. Posso chiedere una cosa da tecnico? Lui è un tecnico, penso. Lo sento parlare. Ma noti, adesso non voglio parlare della Juventus, ma per carità. Però li vedi che entrano col coltello fra i denti, che hanno voglia di giocare e di vincere, lascia perdere la squadra. Avuta, quella ce l'ha sempre avuta. A parte la Juve o altro gioco, Bologna non ce l'ha adesso. Ma infatti è uno degli aspetti più problematici, cioè molto lezioso, come si dice, gioca un pochino in surplus e questo ti porta poi a avere questi risultati che abbiamo avuto. Cioè non mordiamo il terreno. Destro segna due gol. Destro con me è un ottimo giocatore, non è il salvatore della patria. Destro deve essere messo in condizioni di far gol, il giocatore che da solo ti fa giocare tutta la squadra, deve essere messo in condizioni di segnare. E secondo me, tornando a Deglio Rossi, è un po' in confusione anche il mister, non ha ancora ben capito come far giocare questa squadra. Ma voi davvero, io posso fare una domanda anch'io? Dicembre lo sappiamo. Detto questo, ringrazio Fabrizio Cremonini che ci saluta. Sono io che ringrazio voi, perché sono stato da Dio. E ci vediamo prossimamente, che entreremo più nel vivo quando ci sarà una partita o qualcosa del genere. Grazie Fabrizio. Grazie, forza Bologna! Forza! Grazie. Come diceva un nostro amico, tutto da Lara. Esatto. Chi è della nostra amica adesso? È a Venezia. No, chiudiamo con lui, un fenomeno. Numero uno, di mezzo, via. Va bene, salutiamo Fabrizio, adesso esce dalla camera. Maria, ho dei messaggi da leggere. Il più grande piano sequenza fu l'inizio di L'infernale Quinlan, regia di Orson Welles. Sì, ma guarda in che anno. Non lo so, ma mi è arrivato un messaggio che uno mi dice così. Stiamo parlando del 65. C'ho da leggere due cose. Sì. Una, che saluto, tifosissimo del Bologna, Flavio Minganti. Ecco, io sto con gli amici di Sergio Isabella. Poi ci arrivano i saluti anche da Anna Giarola, la moglie Angelica, Isabella figlia, Flavio, chiaramente, grande amico di 442 e di tutto quello che naviga intorno al mondo di
Sergio Isabella, una domanda per Allori. Ho visto che c'è Allori, ma Franchini non lo chiamate mai? Franchini, che salutiamo, il mitico sempre Frank. Molto impegnato. Saluto Zacchini, intanto Fausto. Ma quando ci sono io è come se ci fosse lui, quindi... Sì, diciamo che sono tutti molto... I ragazzi del gruppo sono tutti con me, io faccio un po' da frontman, ma fondamentalmente c'è bisogno di tante persone che danno una mano e... Lo hanno dimostrato per tanti anni, lo continuano a fare con gioia e questa è la cosa più importante, per cui Franchini è uno di questi. Va bene, infatti sono personaggi comunque che si vogliono e servono sempre per portare avanti queste che sono delle vere e proprie battaglie. Allora Giulia, tornando a parlare un po' del mondo social, che novità ci sono cosa bolle prima in pentola? Di Natale? Cos'è che bolle in pentola con gli eventi? Stai valutando, insomma ci sono delle novità che fra sì, un po'... Sì, sì, assolutamente sì. Se posso saltare, rimanere in ambito social, ma raccontarti una novità, è uscita una nuova app che si chiama Periscope. Che io già uso da due anni. Scusa, scusa, sì? Chi te l'ha fatta scoprire? Okay. Io ho già, mondo. Già? Sì, ce l'abbiamo già Periscope. Allora, raccontami se, che ancora non sono... Sei troppo avanti. Raccontamela, raccontamela. Potremmo utilizzarla anche adesso per riprenderci praticamente. Già utilizzatemi, tu parla che io la accendo, vai. Accendiamo, che ci connettiamo. Io l'ho scoperta per la Fashion Week, che mi sono seguita alle sfilate, tutte le sfilate della Milano Fashion Week tramite Periscope, ed è stata una bellissima scoperta. Devo dire la verità, io l'ho conosciuto a settembre, fine agosto. Mea culpa. Ecco, guardate, a proposito di Periscope, chiaramente non prende perché adesso devo trovare la connessione, però io faccio anche le trasmissioni in radio, in diretta Periscope, mentre sono lì al sabato mattino con 442 Lare, mi riprendo e c'è stato uno di Marrakesh un giorno che mi ha chiesto un pezzo di... Cos'era il pezzo di... no, quello del cantante un po' rosso italiano, con la barba di una volta, non Fogli... Toffi, uno di Marrakesh in diretta lo vedevo che mi chiedeva un pezzo di Umberto Toffi e gliel'abbiamo messo ovviamente perché diciamo il mondo social è ormai, diciamo che quando è iniziato Raffaele non c'erano tutte queste cose, però diciamo la televisione muta, c'era la televisione muta, però tu adesso hai detto che per il futuro stai valutando di prendere uno di questi fari infernali. No. Io ho il gramofono a tromba. Ancora. Che fa un po' di fusione. Benissimo, nessuno mi rompe le scatole, nessuno mi telefona. Quello è stato l'inizio, la prima cosa che ho detto che facciamo. Fra una comunità di pittori, ognuno metteva la sua, io misi questo. La televisione vabbè, ma questa la guardi, la televisione? La televisione in questo momento no, perché sì, ho avuto una richiesta, ma adesso vengo da te. Perché ti dicono, allora vieni a Roma a fare l'ospite d'onore, queste cose qui, eccetera, benissimo. Ah, dice, guardi, non abbiamo soldi. Io dico, cercateli, e li butto giù il telefono. Poi mi richiamano e dice, no, allora guardi, dato che lei è un VIP, si paga l'albergo. Paghi il viaggio, il mangiare e abbiamo deciso di dargli 500 euro. Ne spendi 2000 tra albergo e viaggio. Viaggio. Questa è la televisione e questa è la radio. Non la televisione. Neanche, non la perché rifanno neanche. Sempre gli stessi programmi? Spiegami perché. Perché non pagano nessuno, no, a parte il presentatore, poi tutto il resto. C'è la truffa del gioco, perché per me è la truffa, perché non è più la busta che faceva Mike Buongiorno che dentro c'è la risposta, è che ne preparano tre di risposte sopra. Se tu sei a 140.000 euro ti mandano quella che non hai detto tu, hai capito? Calzetta. Sì. Invece la busta, la busta era quella, ce l'aveva Mike, la 1, la 2 o la 3, però è stupida la cosa, ma è vera. Ma Mike dal vivo com'era? Perché non io non l'ho mai visto tanto ridere Mike, era molto serio. Un'altra trasmissione. Perché con Mike... Ma le battute, lo prendevate un giro? Non si posso raccontare tanto perché è una cosa lunga, però venne ospite l'amico del Giaguaro e ci fu un finale, che non posso raccontare perché ci vuole tutta la spiegazione prima. Vorrei lasciarvi con due piccole risatine, due sorrisi, anche perché a me piacciono le cose molto stengate, semplici. Sai come fanno l'amore i porcospini? No. Con molta prudenza. Bellissimo. Si bucano. E poi no, cose carine, così. Vabbè, sono carine. Come è morto Capitano Uncino, no? No. Facendosi un bidet. Non è male, vabbè, queste sono cose
piacevoli per finire. Vabbè, ma ci sono delle freddurine tranquille. Certo, certo. Sì, perché Bologna. Ormai ci stiamo io avvicinando. Io sto ridendo perché immagino una scena di provaci, se vuoi chiamare. Si è ucciso facendo no, comunque. No, c'è una cosa che volevo far dire a Giulia Barca. Giusto? Forza Spal. Prova a dire un... sì. Ah, devo dirlo. Si sì, può dire. Dai. Forza Spalla. Ma io! No, si è trattenuto. Dai, dillo veramente. Hai pensato. Forza Spalla. Hai una fede calcistica? No. No. Non dirlo. Beh, la Spalla è la città della... cioè, la città della mia città. No, perché ti spiego, qui ci vengono spesso a trovare poltroniere Andrea. Ah, sì. Franceschini, il ministro, non il ministro, ma il ministro, Paolo, quello che fa il ventriloquo a Zelig. Che non ci sono Spalla. Ah, sì. Non so se l'hai mai visto. No, no, no. Fa... tipo come facevi tu con Provolino, lui lo fa, lui la voce, è venuto qui a farlo in studio, è abbastanza bravo. Beh, ma soprattutto non vengono juventini qua. Non dentro. Vengono juventini, no. Noi abbiamo messo un cancello là che suona quando... Ma Rossi perché qui? Ma Rossi non è mica convinto, non è convinto dentro di sé. Scherzo, lo so, è un bolognese doc proprio al 100%, lui soffre. Ma lo conosci bene te? Anche perché gli ho detto un giorno... Guarda che dura, eh? E lui mi dice, oh no, la vinciamo. E infatti, ma non perché io porto rogna, perché vedo, l'unica partita ultimamente che vidi, e poi non ci sono più andato allo stadio, vidi Bologna perdere 4-0 in casa, però. Col Bari. Ma quindi? 3 gol di quel ragazzo. Ah, di quel ragazzo di quel ragazzo che è sparito. Quel ragazzo è sparito. Grandolfo. No, poi è andato nei Correggesi. Correggese. Ma è andato Nick. Ah, pensa a te, quel ragazzo lì, Grandolfo, fece quei 3 gol contro di noi, Serie A, tu sai dove gioca adesso? No. In D. In Serie D, nei dilettanti. Perché dopo è sparito. Ma fece come Marco Macina, te lo ricordi? Sì, ma Marco Macina era buono davvero. Certo, lui, Milan, se non sbaglio. Marco Macina lavora al comune io di San Marino. Prima, al terzo colonno dei via, non vedi il quarto, perché dici più. Quanti anni fa è stato, Ciaccio? Questo di Bari? Sì. Ah, 4... 4 no, era 2010-2011. 4-5 anni fa è stato. Che fu una roba, fu una partita proprio di un orrido, di uno scandalo mai visto. Infatti poi dopo finì sotto inchiesta. Ma poi finì sotto inchiesta la partita, ci fu tutto un macello lì, non si sa come è andata a finire. Comunque a noi non interessa perché abbiamo visto appunto in questo weekend ci sono state 2 trasmissioni che si occupano a fondo di queste inchieste. Chiaramente noi non ci mettiamo neanche una parola perché qui basta dire una parola strana e ti arrivano e succede il finimondo. Hanno parlato su Italia 1 ieri sera e su Rai 3 da Report, hanno fatto un po', hanno fatto vedere la realtà del calcio di questo momento, degli ultimi anni, ed è una cosa... Ed è una cosa... Al massimo io ho i domiciliari. Ma se a te non ti mettono dentro. Infatti io, te puoi anche girare per strada. Posso uccidere. Se vedi passare uno che ti sta antipatico, giusto? Sì. E gli dici, dai una gran parolaccia o due. Ma niente, non succede niente. Al massimo mi danno un pugno in faccia. No, ma al massimo no, cioè... E sono qui a disposizione. Comunque, trasmissione che peccato stagliamo. Che la trasmissione è finita. Voglio salutare Giulia Barca, manager, community manager. Adesso questa bravo, sera community manager. L'ho detta bene stavolta. Perfetto. Sto migliorando. La prossima volta che ci vieni a trovare parleremo un po' di più. Mi entrerai dentro alla situazione un pochino meglio per capire come funziona. Ti ringrazio di essere stato con noi e ci vediamo prossimamente. Grazie a voi. Grazie a voi perché aspetta che dobbiamo ancora arrivare a te. Dobbiamo aspettare. Perché lui ha fretta adesso. Siamo quasi alla fine. Ringrazio e saluto Paolo Rossi. Ciao a tutti, forza Bologna. Tifoso del Bologna, è stato anche sponsor. Non si vede. Di Ebano, sì. Ebano. Ne abbiamo parlato abbastanza. Non abbiamo parlato abbastanza. Paolone spesso ci verrà a trovare. Saluto e ringrazio Allore e Andrea che rifacciamo vedere voi. Appunto. Ricordatevi, ricordatevi di questa nostra amica Simona. Aiutiamo a combattere Simona. Subito. Perché Simona è veramente, Simona è una che combatte veramente. Qui c'è l'unione, cerchiamo di fare veramente poco di tutti. Può veramente aiutare una persona finalmente forse a comunque a uscire da questa situazione che è vero, drammatica, è vero. Andrea. È assurdo non provarci. Io continuo a dire che una ragazza di 28 anni che ha la possibilità di migliorare il proprio status potendo andare a fare queste cure in Spagna, non darle una mano è assurdo. Quindi pagina Facebook per Simona, dice Liban, è Liban della famiglia, loro partono il 15 ottobre comunque perché intanto le cure le vanno a fare, se tutti gli possiamo dare una mano
Noi amici di Sergio ci siamo, per cui grazie a tutti. Grazie Andrea Lore e gli amici di Sergio. Ringrazio Roberta Costantino, che anche lei naviga sempre nel nostro palazzo, un po' radio, televisione, cinema, la vedremo molto presto sul grande schermo e la sentiremo per radio qualche volta, che al sabato ho già visto che mi viene un po' ad analizzare tutte le boiate che dico, almeno mi controlla, perché anch'io quando comincio... Davvero? Ne dici? Davvero? No? Ne dici? Vado come un fiume in piena. Grazie. Ciao Roberta, saluto e ringrazio Coach Mister Barbacini, Talent Scout, buonasera, ci vediamo lunedì prossimo. Advisor, Job, tutto, quei nomi, tutto. Li mettiamo tutti, Merchandising, Merchon, All Inclusive. Saluto e ringrazio Valentina Grazie Cristiani con la massima della settimana. Esattamente, ce l'abbiamo. Il tempo è un grande maestro, trova sempre la strada migliore. Ecco, tu trova la strada migliore per il tempo. Allora, concludo la serata salutando e ringraziando Raffaele Pisu, il grandissimo, grazie, diciamo, la storia della televisione. Raffaele, veramente sei stato carino, dolcissimo, colori rosso-blu ce li hai sempre addosso anche te come tutti noi. Certo. Io spero che un giorno che ne avrai voglia ci tornerai a raccontare forse qualcosa. Bologna, dai. Magari facciamo quando due gag. Quando torniamo in A. Quando torniamo in A. Perché ancora, no, ma ha ragione. Non ci siamo ancora. Cioè, ha ragione, ha ragione. Ci siamo ha ragione. Noi non siamo, il nostro campionato in Serie A, fino adesso non è ancora domenica. Potrebbe cominciare domenica. Vabbè, speriamo. Grazie Raffaele di essere stato con noi. Sei un grandissimo. Ringrazio tutti gli amici a casa che ci hanno seguito. Noi dobbiamo scappare, abbiamo tante cose da fare. Con il cuore aperto vi ringrazio come sempre, vi bacio a tutti, vi rimando a lunedì prossimo, ma sabato mattina 442 nell'area su Punto Radio. Ciao, un bacio. Grazie a tutti. A voi. Grazie mille. Ciao 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 ciao.